Siamo a Torino per la 20ª edizione del Congresso Nazionale della FADOI, un congresso in cui i giovani hanno svolto un ruolo molto importante. Noi ci facciamo raccontare un po' il bilancio di un anno di attività dalla dottoressa Paola Agnerre, che è a capo appunto del gruppo Giovani FADOI. Allora dottoressa, io ho visto il poster che avete presentato e le attività sono veramente molte, quindi le chiederei un po' di raccontarci per sommi capi cosa è stato fatto. Incominciamo dall'attività congressuale, della partecipazione congressuale dei Giovani FADOI. Cosa è successo? Anche per quest'anno i Giovani FADOI hanno prodotto davvero tanto lavoro. Innanzitutto all'interno di ogni regione sono state 7 regioni su 19 organizzati convegni giovani regionali ed seguiti direttamente dal referente giovane. Questo è già sicuramente un grande successo, ovviamente in collaborazione con il presidente e con il direttivo della regione di appartenenza, però seguiti interamente dal nostro referente giovane. Inoltre alcuni giovani sono stati impegnati in meeting di ampio respiro a livello nazionale, in particolare 20 giovani del centro-sud sono stati selezionati per partecipare a un evento AME FADOI che si è svolto a Palermo, 20 giovani sono stati di tutta Italia selezionati per partecipare a un meeting su BPCO e ASMA e 4 giovani di noi saranno prossimamente impegnati nella terza Summer School organizzata dalla Società Italiana di Farmacologia, quindi sicuramente un grande impegno e un grande riconoscimento per noi giovani. Bene, passiamo alla comunicazione elettronica. Avete un'app che c'era già lo scorso anno, l'avete ulteriormente migliorata, ecco, ci racconti un po' l'evoluzione. Anche quest'anno numerosi giovani sono stati impegnati nella implementazione di precedenti argomenti che sono stati poi tradotti in lingua inglese, ma ne sono stati introdotti 7 di nuovi. Inoltre abbiamo intavolato un discorso di collaborazione con la NIMO, per cui all'interno dell'app potrebbero essere presenti anche degli argomenti di pertinenza infermieristica. E anche questo è stato un grande lavoro che ha coinvolto tanti giovani ma che ha dato sicuramente dei frutti. E la grande novità di quest'anno è che da maggio del 2015 sarà possibile scaricare la nostra app non solo su Apple Store ma anche per i sistemi Android. E quindi speriamo questo in una maggior diffusione di uno strumento che ha sicuramente una grande valenza pratica. Bene, invece passiamo alle monografie, un modo diverso per approfondire tematiche scientifiche. Il titolo della collana è From Evidence to Clinical Practice. Ecco, cosa avete fatto? Quali sono le novità in questo ambito invece? Anche qui i giovani si sono cimentati nella metodica IBM, quindi la nostra monografia contava di una parte iniziale in cui vi era la trattazione dell'argomento scelto e poi vi è una parte pratica appunto proprio di From Evidence to Clinical Practice in cui viene in qualche modo portato l'ABC su determinate patologie, quindi in qualche modo uno strumento molto pratico di utilizzo per i nostri medici. Questi lavori che ormai sono in via di conclusione, che sono iniziati l'anno scorso, verranno poi pubblicati progressivamente nella nostra rivista, nell'Italian Journal of Medicine. Ci dice qualche tematica? Allora, l'anno scorso abbiamo affrontato come argomenti la sepsi, la pancreatite, la sincope, la malnutrizione e la sindrome cardiorenale. E per il futuro invece cosa state programmando? Domani avremo la nostra riunione giovani in cui abbiamo nel calderone una serie di metodiche e in cui cercheremo di affrontare altri argomenti. Si andrà dall'osteoporosi, si andrà dalla sindrome coronarica acuta, potremo parlare di celiachia, però diciamo che non vogliamo svelare le nostre carte che cercheremo e quindi domani cercheremo di mettere ben giù il nostro programma per essere competitivi come abbiamo fatto quest'anno.